amici di TechAndroid.it, benvenuti. Oggi andiamo a vedere come si comporta la fotocamera Galaxy S7. Andiamo subito a scoprirlo insieme. Allora, apriamo la fotocamera. La fotocamera è un 12 megapixel in grado di scattare fotografie davvero stupende. E abbiamo aperto il reparto multimediale. Andiamo a vedere le principali caratteristiche delle impostazioni, dimensioni video della fotocamera posteriori, e possiamo registrare video appunto in UHD, quindi 4K, in QHD in 2K, in Full HD a 60 frame, in Full HD e le risoluzioni inferiori. Torniamo indietro e scopriamo subito la velocità di scatto del Galaxy S7. Eccolo qui, velocità davvero davvero incredibile e foto meravigliose, come potete vedere. Andiamo a vedere ogni singolo pixel. Non so se si riesce a vedere dalla registrazione. Ok, davvero stupendo. Come i precedenti, cioè come Galaxy S6 o Galaxy S5, troviamo alcune impostazioni molto interessanti, come la messa a fuoco selettiva, la possibilità di utilizzare il Galaxy S7 come se fosse una reflex grazie alla funzione Pro. Infatti, agendo sulle varie impostazioni come l'esposizione, l'ISO o altro, possiamo scattare delle foto in base alla luminosità delle zone circostanti. E torniamo indietro, andiamo a vedere sempre le varie modalità, come è possibile effettuare una trasmissione addirittura live, come succedeva già su Galaxy S6 e su YouTube, funzione che purtroppo non funzionava nel migliore dei modi, e registrare il rallentatore, effettuare uno scatto virtuale. Lo scatto virtuale significa che possiamo addirittura e fare una foto a 360 gradi dell'oggetto che ci circonda. Vediamo un attimo se riusciamo a farla, così ve la faccio vedere. Ok, vediamo se è stato effettuato lo scatto. Eccolo qui, come potete vedere, uno scatto a 360 gradi. Purtroppo ho poco spazio per muovermi, quindi non sono riuscito a effettuare completamente la foto. Ok, torniamo indietro, andiamo ad analizzare la fotocamera anteriore che è stata migliorata. In questo caso riesce a scattare video in 2K. Allora, switchiamo con, eccoci qui. Ciao amici di TechAndroid. Ciao. Allora, come potete vedere, la risoluzione principale è 5 megapixel, ma è in grado di effettuare registrazioni in 2K, quindi QHD. E le impostazioni sono le stesse del Galaxy S6, quindi troviamo la possibilità di effettuare foto in movimento e salvare le foto in anteprima, di attivare la griglia. Tramite la griglia è possibile scattare delle foto in base alla posizione dell'oggetto. Non so se si riesce a vedere. E tramite la modalità modo è possibile effettuare selfie panoramici. Come potete vedere, l'interfaccia è stata cambiata rispetto alla fotocamera posteriore, quindi selfie panoramica, trasmissione live, scatto virtuale, quindi possiamo effettuare anche uno scatto virtuale con la fotocamera anteriore. Sicuramente è stata migliorata rispetto al Galaxy S6 e per oggi è tutto. Continuateci a seguire sul nostro sito ed iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie a tutti per averci seguito.